Forse mai come in questi giorni i bollettini meteorologici, le previsioni del tempo vengono seguiti con tanto interesse e, diciamolo, con una certa ansia. I giorni di Ferragosto costituiscono una parentesi di vacanza, di riposo, di svago. Il tempo non dovrebbe presentare sorprese, non dovrebbe turbare il lieto scorrere di questi pochi giorni di ferie. Cosa ci promette la situazione meteorologica in atto? Come abbiamo detto una settimana fa, con il progredire del mese di agosto le zone delle alte pressioni sul Mediterraneo diventano sempre meno stabili. Infatti domenica scorsa le alte pressioni che ancora dominavano il Mediterraneo si sono ritirate verso ovest, cioè verso l'Oceano Atlantico,